A Orlando proseguono i funerali delle 49 persone uccise al Pulse, dove il 12 giugno si è consumata la strage, per usare le parole del presidente Obama, con più vittime della storia degli Stati Uniti. Le famiglie dicono a mano addio ai propri cari, sepolti nel cimitero di Greenwood. Una grande bandiera arcobaleno, simbolo dell'orgoglio omosessuale, è stata esposta all'esterno della sede amministrativa della contea di Orange, di cui Orlando è il capoluogo. Lo Stato islamico ha rivendicato l'attentato messo a segno da Omar Mateen, che era nato 30 anni fa a New York da una famiglia di origine afghana. Era una guardia giurata e viveva a Fort Pierce, cittadina a 2 ore di automobile da Orlando. La polizia federale indaga sui legami dell'uomo con il terrorismo e ha interrogato alcune persone del centro islamico che frequentava. Omar Mateen era già noto all'FBI per le sue inclinazioni verso il radicalismo islamico. Nel mirino della procura c'era la moglie, sospettata di essere la complice. Il killer durante l'attacco aveva scambiato degli SMS con la moglie, che inoltre lo accompagnò a comprare il fucile semiautomatico con il quale ha compiuto il massacro.